Ciao a tutte! Oggi voglio parlarvi di alcuni prodotti che sto usando relativamente da poco tempo, ma che mi stanno già piacendo tantissimo e mi sono piaciuti fin dalla prima volta che li ho utilizzati. Sono quasi tutte novità, alcuni sono novità solo per me, nel senso che ce le ho da pochissimo tempo, ma magari sono in commercio da parecchio tempo. È il caso di questa, ad esempio. Questa è la spugna per il viso. Di cose della natura si chiama la Dama Sbiancata, mi è stata regalata da Cristina, che ringrazio e saluto Cristina Biobellezza per il compleanno. Mi ha davvero conquistata questa spugnetta perché ovviamente voi la vedete così, adesso è asciutta, quindi è piuttosto rigida, chiaramente, ma nel momento in cui la si bagna sotto l'acqua corrente si trasforma completamente diventando una roba. Un blob, praticamente, un blob super puccioso, super morbidoso e passato sul viso, corrisponde veramente ad una super coccola, per cui è una roba fantasmagorica, veramente ne sono assolutamente entusiasta. Altro prodotto per la pulizia del viso è questo Cleansing 4 della Purofi, che mi è stato omaggiato gentilmente da Daniela, che saluto e ringrazio, al Sana. Non ho resistito e ho subito iniziato ad utilizzarlo. Sono curiosa come una scimmietta. E lo trovo un prodotto davvero fantasmagorico. È una cremina, ve la faccio anche vedere magari. È una cremina molto leggera, è tipo una crema gel, diciamo. Eccola qui. Molto molto leggera, fresca, piacevole, vedete? È subito diventata appunto della consistenza di un gel leggero, strucca perfettamente, ha un profumino delizioso, strucca perfettamente anche il trucco degli occhi, quindi io lo uso come prodotto unico, quindi ne metto una nocciolina di prodotto, ne basta veramente poco, sul palmo di una mano, faccio un po' così, lo stendo sul viso, passando bene anche sugli occhi, il trucco viene rimosso perfettamente e la pelle rimane super ultra morbida. È veramente una, anche questa, una coccola per il viso. E tra l'altro, questo prodotto qui si può usare sì come struccante, ovviamente come latte detergente, diciamo. Ma può essere utilizzato anche lasciandolo in posa su pelle pulita come maschera idratante. Io in questo senso non l'ho ancora provato, l'ho usato solo come struccante, diciamo come latte detergente appunto, però voglio provarlo anche nella sua seconda funzione. Mi sta piacendo veramente tantissimo questo prodotto. Altro prodotto per la pulizia del viso che sto usando non quotidianamente ma come trattamento è questo Exfoliating Oil to Milk Scrub di Madara. Questo l'ho acquistato con lo sconto del 40%, se non avete visto il video haul ve lo lascio qui. Allora, io questo lo sto utilizzando un paio di volte a settimana perché è uno scrub, sì, ovviamente. Ma è uno scrub piuttosto delicato, per cui anche farlo 2 volte a settimana secondo me non è per niente aggressivo. Vi faccio vedere come è fatto questo prodotto. È praticamente una sorta di gel molto denso con delle particelle scrubanti di diverse grandezze. Una volta steso sulla pelle diventa oleoso. Aggiungendo poi qualche goccia di acqua, diventa lattiginoso, diventa anche più facile, diciamo, da stendere, da passare sul viso. Io quindi lo passo sul viso già deterso per all'incirca 1 minuto. Nel momento in cui vado a risciacquarlo e asciugo il viso, la pelle del mio viso è diventata di seta. Cioè, proprio una cosa, ragazze, veramente, se avete occasione, siccome poi io ho comprato la full size, ma c'è anche a disposizione la mini taglia da 12,5 ml che ha un costo assolutamente accessibilissimo, io vi consiglio caldamente di provare questo prodotto, almeno nella mini taglia, perché vi renderete conto che è una cosa veramente fantasmagorica ed è veramente una coccola per il viso e la vostra pelle sicuramente vi ringrazierà.
Altro prodotto, l'ultimo direi per il viso, almeno per quanto riguarda la skincare, è questa crema di Purofi. Anche questa non ho assolutamente resistito e ho già iniziato ad utilizzarla. Questa è la crema anti-age per pelli miste. Allora, vi avevo già detto nel video dedicato al Sana, anche questo vi linko qui sopra, che questa crema racchiudeva tutte le esigenze della mia pelle, perché io avendo 42 anni ho una pelle che comincia ad essere piuttosto matura, ma contemporaneamente ho anche problemi di, ancora, mio malgrado, purtroppo, brufoletti e imperfezioni che escono ogni tanto, di lucidità soprattutto nella zona T, quindi ho una pelle un po' adolescente e un po' matura. E questa crema unisce tutte queste varie esigenze, per cui è veramente una figata pazzesca. Anche qui, tra l'altro, con la pompettina è assolutamente super ultra comoda. Anche qui la consistenza è molto molto leggera, perché anche qui sembra quasi una crema gel, per cui si assorbe molto velocemente. Anche qui il profumino è delizioso, è più o meno lo stesso profumo che anche il latte detergente. Io la sto usando come crema da giorno, quindi con il viso ancora un po' inumidito dal tonico vado a stendere questa cremina fantastica sul viso, che secondo me è anche adattissima come base trucco, perché si assorbe abbastanza velocemente, lascia la pelle idratata ma non appesantita, non è per niente unta. Dà proprio luminosità, va a rimpolpare la pelle. Vabbè, è un miracolo, è veramente una cosa fantastica. E io mi sono subito innamorata di questa crema dalla prima volta in cui l'ho utilizzata. Poi, sempre rimanendo in ambito viso, ma dal punto di vista del make-up, mi sono assolutamente innamorata per tanti aspetti di questi nuovi blush della Kiko. Ne ho presi due. Allora, questo qui che sembra un pezzo di tavoletta di cioccolato al latte, che è lo 02, e viene venduto nella scatoletta quella rosa, e questo qui si chiama Silky Rose and Mauve, e ha queste due colorazioni qui, quindi una più chiara e una un pochino più colorata. E poi ho preso anche il cioccolato fondente, che è lo 04 Preppy Pink and Tan, che è venduto nella scatoletta blu violetta, questa qui, e i colori sono questi qui, anche qui uno più chiaro, uno leggermente più scuro. Un pochino, devo dire, si assomigliano, almeno così a occhio, poi in realtà sono un po' diversi, vedete? Però allora, intanto, vabbè, la scatoletta è meravigliosa, quindi il potere del packaging, qua vabbè, sappiamo che ci frega un po' a tutte. La profumazione è delicatamente di vaniglia, che non guasta. I blush sono tutti opachi, quindi senza sbrillini, che sono assolutamente quelli che io preferisco, e si possono utilizzare sia da soli, quindi pucciando il pennello solo in una delle due cialde, oppure si possono anche mixare, per cui di fatto sono due i blush in ogni confezione, ma di fatto sono tre, perché appunto uno, due e tre, dato dall'unione dei due colori. Quindi trovo questa cosa assolutamente geniale. I blush sono molto belli, come vi ho detto, non sono super ultra scriventissimi, quindi non c'è il pericolo di fare la chiazza. Li sto utilizzando con una certa soddisfazione da quando li ho acquistati, e devo dire che mi piacciono molto. Poi passiamo invece a un prodotto per il corpo. Sapete che ho acquistato, vi ho fatto un video in cui vi mostravo i primi tre prodotti che avevo acquistato delle Driadi, anche questo video ve lo metto qui. Sono poi tornata da Tigotà e ne ho comprati altri due. Uno di questi è lo scrub vellutante corpo, in questo tubozzo da 200 ml. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma se andate sul sito di Tigotà trovate tutti i prodotti, e quindi con anche i relativi prezzi. Mi sta piacendo tantissimo questo scrub. Anche qui è uno scrub molto delicato,
La consistenza è quella di un gel. Ma cosa che ho scoperto, perché vabbè, qui non ho più il cartonato intorno, quindi non so l'inci, non mi ricordo cosa c'era scritto sul cartonato, ma non mi sembra fosse specificato che fosse uno scrub lavante, perché di fatto questo scrub fa schiuma e quindi si può utilizzare direttamente come doccia schiuma che scrubba oppure come scrub che lava, insomma, quindi in un solo gesto fate tutto. Io sono assolutamente entusiasta di questo prodotto perché lo uso almeno un paio di volte a settimana, quindi alternando questo prodotto come lavaggio, come prodotto tutto in uno, diciamo, ad un semplice doccia schiuma, per non stressare troppo la pelle. Però, secondo me, soprattutto in questo periodo dell'anno, quindi venendo dall'abbronzatura che pian piano inizia a svanire con la pelle che deve un po', come dire, rinnovarsi, questo prodotto secondo me è fantastico perché, ripeto, lo scrub è delicato, si sente, ma è abbastanza delicato, quindi si può ripetere il trattamento anche più di una volta a settimana sicuramente. In più, col fatto che fa schiuma, è comodissimo, dal mio punto di vista è super comodo e comunque lascia la pelle molto morbida, quindi la pelle non è assolutamente stressata, non tira e mi sta piacendo tantissimo. Mi piace anche la profumazione, che è quella di tutti gli altri prodotti di questo brand, però è più delicata secondo me di altri prodotti che ho sentito, quindi profumazione diciamo speziata, non però così presente, quindi molto delicata. Mi sta piacendo tutto di questo prodotto, se non si fosse capito. Altro prodotto comprato da Tigotà, e qui devo ringraziare Sonia Flower 82, che saluto, è questo balsamo per capelli della Ecos. Questo è con succo di aloe biologico. Ho comprato la mini taglia da 75 ml, comodissima, sia eventualmente da portare in viaggio, sia semplicemente per provare un prodotto che non si è mai provato e vedere se può fare per noi. Sonia ne aveva parlato bene in un suo video, forse dei finiti, credo, comunque. Assolutamente, dalla prima volta che l'ho usato ho capito che questo balsamo poteva assolutamente fare per me. Io sono sempre molto perplessa, sono sempre molto scettica nei confronti dei balsamo perché mi è capitato in passato di comprare dei balsamo che non facevano assolutamente niente per i capelli, non districavano, non ammorbidivano, non facevano un cavolo e poi magari mi ritrovo il boccione da 150, da 200 ml che non so come finire e quindi sono sempre un po' restia a provare nuovi balsamo per capelli perché non so mai come andrà a finire. Sapete che il mio preferito è quello di Bioficina Toscana, quello volumizzante, e proseguivo per quella strada. Ma sicuramente di questo, appena avrò finito, adesso lo vedo in controluce, ce n'è ancora più o meno così in questa confezione, ma quando avrò finito questo e quando avrò finito i balsami che ho in scorta, sicuramente di questo comprerò la full size perché è veramente molto molto valido. Districa in un nanosecondo, quindi funziona assolutamente, ammorbidisce i capelli, non li appesantisce, ha anche una buona profumazione, sicuramente adesso non mi ricordo il costo, ma sicuramente è più che abbordabile e accessibile, quindi per me è già promosso. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è un prodotto per le nail art, per lo stamping in particolare, ed è stato il mio autoregalo di compleanno ed è questo Clear Jelly Stamper in formato Big Bling, mi pare che si chiami, ed è quello appunto grande con la parte così di brillantini finti che si può staccare. È veramente eccezionale questo stampino, funziona da Dio e poi ha la giusta consistenza, per cui non è né troppo rigido né troppo mollo, diciamo, per cui avvolge benissimo l'unghia, tira su perfettamente le immagini dagli stampini, insomma, mi sono fatta davvero un bel autoregalo e lo sto usando decisamente con piacere ed entusiasmo. Bene. Questi erano tutti i miei prodotti che mi hanno conquistata dalla prima volta in cui li ho utilizzati. Fatemi sapere se qualcuno di questi lo state usando anche voi, lo avete usato in passato o se vi incuriosisce qualcosa che sta per uscire. Io
io per il momento vi ringrazio di aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima.